Il buon pomeriggio a Laura Coccia, deputata del Partito Democratico. Ben arrivata. Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio agli ascoltatori. Allora, appunto, abbiamo annunciato la sua iniziativa, la mia maratona. Domenica si correrà la maratona di Roma e il suo obiettivo appunto è quello di dimostrare che nulla è vietato a una persona diversamente abile. Da tempo si occupa di queste tematiche. E qual è insomma l'obiettivo principale di questa campagna che è partita sui social? E a questo punto come sta andando, visto che si avvicina l'appuntamento appunto della maratona di Roma? Ma l'obiettivo sicuramente è esserci, perché appunto io ho una disabilità molto, molto grave dalla nascita, ho una tetraparesi spastica che nell'immaginario comune è quella che viene legata alla famosa espressione "ma che sei spastico" per definire persone che sono incapaci di fare qualcosa. Ecco, io con la mia spasticità ci convivo da quando sono nata appunto, e voglio un po' smontare quelli che sono gli stereotipi che sono intorno alla disabilità e dimostrare appunto che non c'è niente di scritto nella vita, ma che disabile è solamente un aggettivo, come ce ne sono tanti, come alto, come basso, come altri appunto che possono definire una persona. E quindi però contemporaneamente anche porre l'attenzione su quelle che sono le tematiche della disabilità. Insomma, io nel corso della strada incontrerò tanti ostacoli, primi fra tutti i San Pietrini di Roma, con i quali dovrò fare i conti e dovrò tentare di tenermi in piedi. Certo. Questa forse sarà la prima sfida che dovrò vincere. E non è facile per nessuno, quindi non per, riguardo ai San Pietrini di Roma. E mi farebbe piacere che raccontasse qual è la sua storia d'amore con lo sport, perché se non sbaglio nasce nel momento in cui un professore iscrive per i giochi della gioventù, il che è un segnale anche di quanto sia importante la formazione, l'istruzione, un corretto approccio al corpo nelle scuole. Mi farebbe piacere che raccontasse insomma questa storia, anche perché poi ha portato a una storia sportiva di tutto rispetto. Ma io sono arrivata in prima media pensando che la mia disabilità fosse una colpa con la quale dovevo fare i conti per il resto della mia vita. Durante le elementari il rapporto con il mio corpo e con gli altri è stato profondamente segnato dalla mia disabilità, perché le mie insegnanti pensavano che per proteggermi fosse necessario mettere una sedia in cortile o in palestra dalla quale io potevo osservare gli altri che giocavano e si divertivano. Ecco, il messaggio che per 5 anni mi è stato dato è che il mio ruolo all'interno della società fosse quello di una spettatrice non pagante, certo. definiamoci così. E diciamo, da questo punto di vista penso sia significativo il mio ruolo che ho avuto nella recita di Natale della quarta elementare, dove io ho fatto la grotta di Berlemme, la grotta proprio con la carta del presepe addosso, tipo vestiti, perché quando io sono andata a chiedere alla mia maestra perché proprio quello, ora non è che volessi fare la Madonna, ecco, però ci sono tanti ruoli all'interno del presepe, e lei mi rispose che in quel modo io sarei stata seduta e che la mia disabilità non si sarebbe vista, rimarcando indirettamente ancora una volta che la mia disabilità fosse qualcosa di cui io dovevo stare attenta e da cui mi dovevo guardare, e soprattutto gli altri si dovevano guardare da me. Perché la verità è che poi alla fine la disabilità mette a disagio gli altri, nel senso che ci sono tante persone, io penso anche all'esempio di Alex Zanardi, al suo, ci sono tanti esempi di quanto davvero la dicitura di diversamente abile non è politicamente corretta, ma è esatta, nel senso che sono diverse abilità e non disabilità. Però spesso e volentieri c'è da parte degli altri invece un disagio a rapportarsi. E mi chiedo se lei ha fatto questa scelta di affrontare una prova che sarebbe dura per chiunque, come la Maratona di Roma, anche per questo, anche per dare questo segnale. Sì, io voglio dimostrare
che cos'è per me la disabilità. Io ci faccio i conti appunto da sempre, appunto io ho iniziato a fare sport un po' come una sfida, perché quando sono arrivata alle medie il mio professore di educazione fisica mi ha detto: tu devi correre insieme agli altri. Ma non solo lo ha detto, mi ha messo in condizione di poterlo fare, perché mi ha dato una mano e mi ha accorso al mio fianco, quindi mi ha dato lo strumento che mi mancava per poter correre con gli altri, insieme agli altri, con i miei tempi ovviamente. E poi mi ha iscritto ai giochi sportivi studenteschi, dove non c'era la gara per disabili, quindi io correvo con le mie coetanee normodotate. Ovviamente arrivavo ultima, ma il punto non era quello, il punto è che io c'ero, partecipavo, e nel momento in cui veniva dato il via eravamo tutte uguali, le regole valevano per tutte, le invasioni di corsia venivano squalificate esattamente come sarei stata squalificata io se avessi fatto invasioni di corsia. Insomma, lo sport insegna appunto che siamo tutti uguali, perché le regole valgono per tutti e non guardano di che religione sei, di che colore hai la pelle o come ti muovi. Coccia, tornando sul tema dell'educazione della scuola, lei si è fatta promotrice anche di un'altra campagna qualche anno fa, Cresco Attivo, per introdurre i laureati in scienze motorie nella scuola primaria e quindi informare su ciò che significa avere una corretta attività motoria e quindi riuscire a crescere bene i ragazzi fin dalla scuola primaria, e così come altre iniziative. Ce n'è anche una che è legata al mondo del calcio. Lei, ricordavamo prima, è responsabile del settore calcio proprio per il Partito Democratico, che cerca di annullare o comunque almeno limitare il gap a livello di genere nello sport professionistico. L'hashtag era ed è, penso, ci sono anch'io. A che punto siamo sotto questo punto di vista? Perché sono varie tematiche che però portano ad un obiettivo comune, quello di crescere bene e di crescere persone che insomma si confrontano con gli altri in maniera sana, corretta, e che appunto cerca di limitare le differenze gli uni con gli altri, se non sbaglio, giusto? Sì, esattamente, diciamo lo spirito che le anima poi alla fine è lo stesso, quello di diffondere la pratica sportiva. Per quanto riguarda la prima, cioè l'inserimento del laureato in scienze motorie nella scuola primaria, quindi far sì che i laureati in scienze motorie diventino insegnanti di ruolo, esattamente come italiano o matematica, fin dalla scuola primaria. Devo dire che nella riforma della buona scuola è stato fatto un passo in avanti notevole, perché appunto attraverso il potenziamento già da quest'anno ci sono molte scuole che hanno appunto questa figura di docente nuovo, un docente laureato in scienze motorie, che fa fare attività motoria ai bambini, essendo appunto di ruolo, quindi con tutti i diritti di un insegnante di ruolo, e andando ad affiancare, poi mano a mano mi auguro a sostituire, quelli che sono i progetti che fino ad oggi il CONI, il Ministero dell'Università e della Ricerca, hanno messo in campo proprio per andare in questa direzione. Quelli però erano progetti che sono progetti che non danno appunto l'inserimento di ruolo, cioè a tempo indeterminato, diciamo, ma sono progetti che vanno con l'anno scolastico. Quindi da questo punto di vista la riforma della scuola ha fatto un passo in avanti che possiamo definire, e ho definito più volte, storico, proprio perché già da quest'anno molti dei nostri bambini delle scuole primarie possono avvalersi di un laureato in scienze motorie di ruolo. E per quanto riguarda invece la parità di genere, che è l'altro punto forte, insomma, delle campagne che sto portando avanti. Diamo solo velocemente un dato, Coccia, mi perdoni, le donne guadagnano spesso nello sport il 30-40% in meno dei pari uomini, quindi è un tema che poi è stato affrontato, che è tornato un po' alla ribalta nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, e che probabilmente per lungo tempo non è stato affrontato a dovere.
Ma sì, ma soprattutto le donne non hanno pari opportunità, non solamente dal punto di vista della retribuzione, ma basti pensare che non avendo un contratto da professionista, quindi non lavorando, sono costrette a conciliare l'attività sportiva e l'attività lavorativa anche le calciatrici di Serie A, e quindi molto spesso capita che ci siano calciatrici che non possono giocare in Serie A perché hanno il turno al lavoro. È come se, non so, De Rossi o Candreva dovessero rinunciare al turno di campionato perché devono lavorare, e quindi hanno finito le ferie o hanno finito i permessi, e quindi non possono scendere in campo. Al maschile non è pensabile una cosa del genere, al femminile purtroppo è un qualcosa che si verifica tutte le settimane. Senta, saltando a un altro argomento molto importante, ma la sua attività è molto varia, c'è anche il suo impegno per scoprire la verità su Giulio Regeni, se ce ne vuole parlare. Sì, è un caso che ovviamente ha scosso tutta l'Italia. Giulio aveva un anno meno di me, quindi fa parte di quella generazione, la cosiddetta generazione Erasmus, che concepisce un mondo senza barriere, senza confini, senza differenze e distinzioni. Soprattutto io ho concluso il mio dottorato di ricerca a dicembre, quindi veramente mi trovo molto vicina, e ho deciso di manifestare la solidarietà alla famiglia di Giulio Regeni partecipando alla Maratona di Roma indossando la maglia di Amnesty International per chiedere verità per Giulio Regeni. E noi ci uniamo al suo appello, e abbiamo condiviso anche sui nostri di social l'hashtag non solo per Giulio Regeni, quindi verità per Giulio Regeni, ma anche appunto la mia maratona, appunto una un'ottima campagna per quanto ci riguarda. Le giro uno dei tanti messaggi, arrivano tanti complimenti, tante manifestazioni di solidarietà. Le chiede Alessia, è una curiosità che abbiamo anche noi, quale sarà la prossima grande impresa? Cioè, già sta pensando a qualcosa oltre alla maratona, oppure immagino avrà di che riposarsi dopo domenica? Ma sì, però è importante sapersi porre degli obiettivi. In realtà il prossimo obiettivo non l'ho ancora individuato, però sono pronta ad accettare suggerimenti e sfide da tutti coloro che hanno qualcosa da dirmi o da propormi sulle pagine Facebook o Twitter. Benissimo. Molto numerosi. Molto volentieri. Grazie mille a Laura Coccia, membro della Commissione Cultura e deputata del Partito Democratico. Grazie ancora, ci risentiamo presto. Grazie a voi, a presto. Grazie ancora.